Allora, un travestimento perfetto. Ehi, hey, bentrovati! Benvenuti in questo nuovo appuntamento con Pokémon Violetto. Ho preso la rincorsa. Dunque, il mio obiettivo oggi è sfidare Cassiopea, che si trova qua. Andiamo allora dietro l'accademia. Dovrebbe essere qua al campo sportivo, no? C'era detto Cassiopea che stava qua? O no? Chissà. Però Cassiopea dovremmo forse già averla incontrata. Non penso sia un personaggio. Garof. Come Garof ancora? Ah, forse ci introduce lui alla lotta. E la Link! Ah sì, Garof? Esatto, sono. Sì, proprio Garof. Tieniti pronto perché sto per rivelarti la mia vera identità. È lui Cassiopea! Va a finire. Però come faceva a parlarci al limite? No, semplicemente il direttore, va bene. Le porgo le mie scuse per aver occultato la mia persona per tutto questo tempo. La verità è che Garof altro non è che il presidente dell'Accademia. Era un travestimento perfetto. La verità è che l'arcicapo del Team Star sono sempre io? No, 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 non è vero, no, no, no. Ci parlava insieme lì. Ho utilizzato una voce preregistrata per le telefonate di Cassiopea e ecco, insomma, in qualche modo ho fatto sì che lei ci cascasse. Già, proprio così, mi creda. No. Ebbene, mio caro Link, è di fronte a lei l'arcicapo. È il momento di dare il via al duello finale. No, Clavel preside, no. No, no, non può essere lui, dai. È una presa per il culo, è giusto per sfidarci. Io sono Cassiopea del Team Star, è arrivato il momento di mettere fine all'operazione. Ma Cl 60. Clavel, se volevi combattere, bastava che dicevi, guarda, voglio combattere contro di te. Io facevo combatte, eh. Cacchiarola. Dovevamo fare sgranocchio con Croccomela, ma non ricordo se ho sgranocchio, a dire il vero. Perché dovrei vedere le mosse che ha imparato, perché non le ho viste tutte, da qualche livello. È qualche livello che non vedo le mosse che ha imparato. Quindi se ha sgranocchio, lo metto al posto di Morso. Morso l'ho messo ormai qualche tempo fa. Oh, cavoli, però lui, se fa un attacco spettro, mi apre. Carina però la musica del preside, eh? Non male. Cavoli, mi ha devastato. Ma andiamo a Bostiff. Ah, revitalizzo Croccomela. Vai, cagnolone bello. Però un attimino perché devo revitalizzare. Guarda, non è un problema. Sì, è un problema invece. È un grande problema. Ecco, non è un grosso problema. Però perché è super efficace. Questo è chiaro. È sotto il guscio. È arrivato. Palla ombra. Me la mangio, palla ombra. Non è molto efficace, ma ha fatto male. Dato che sono più veloci, una ricarichella totale gliela darei a Mabostiff e poi attacchiamo. Com'è più veloce lui? Prima era più veloce io, ma è più veloce lui? Ma guarda, non me ne frega più niente. Basta che lo si sconfiggo e via. Vedi, è tutto un circolo vizioso, Clavel. Non Cassiopea, tu sei Clavel, ne sono sicuro. Che poi non è neanche grandine, ma è neve. Non è più grandine, ma è neve, che è una cosa diversa. Molto carino. Non è granché alla fin fine. Se hai i counter, nessuna squadra è granché. Però, diciamo che Clavel non è assolutamente Cassiopea, quindi si presenta con un team mid. Che puoi sconfiggere facilmente. È Among Us. Non farò una reference a quel gioco famosissimo. Sinceramente, quel meme mi è diventato antipatico a forza di vederlo ovunque, quindi no. Among Us andato, gli manca l'ultimo Pokémon. Che sarà. Smette di nevicare. Quaquaval. Ecco a chi va l'ultimo starter. Ah! L'eminente Cassiopea con le spalle al muro? Impensabile. Però effettivamente Aquaqual è una. È uno starter. Balla lui. Bamba!
Allontanati un attimo. Non vorrei ferirti con questa mossa. Attacca! Veloce. Con 3 PS! Con 3 PS! Aumenta la velocità, vai! No! Per poco! Ah! Ero sicuro di non riuscire a tenerla, ma ok, è andata. Non rivitalizzo Croccomela perché ho paura del danno che può fare. E dovrebbe essere tipo lotta, quindi... ecco, per l'appunto. Per l'appunto. Vabbè, comunque sì, è l'ultimo. Boh, professore, complimenti. Però il fatto che abbia lo starter può anche non significare nulla, eh. 13.000 pochi dollari, euro, quello che è. Bene, mi piace. Ne ho usati pochissimi di soldi. A volte ho usato anche i crediti Lega in bulk proprio, quindi ci sta. Mio giovane Link, devo dire che è maturato molto durante la sua ricerca di tesori. Le devo delle scuse. Ho mentito quando le ho detto che ero Cassiopea. Non è vero! Non è possibile! Tornando a Cassiopea, credo di avere un'idea abbastanza precisa di chi possa essere. Ed è questo il motivo per cui preferirei che voi due non lottaste. Non è giusto che sia lei a farsi carico delle sue sofferenze. Tuttavia, la determinazione di Cassiopea è incrollabile. Dubito uno studente qualunque sarebbe stato in grado di superare un simile ostacolo. Ed è proprio per questo che poco fa ci siamo sfidati. Se fossi stato io a vincere, sarei stato pronto ad assumermi la responsabilità di fermare Cassiopea, ma così non è stato. Ma la prego di sconfiggere l'arcicapo del Team Star. Lasci fare a me. Campo sportivo. Ma ci sono stato al campo sportivo? Non mi ha triggerato niente. Ah, ecco ora va. Eh sì, chiamatela pure Cassiopea, tanto non si capisce chi è. Oh mio Dio, Cassiopea non è altri che Penny! Oh, che sorrisetto, ehi. Penny, sorpreso, eh? Oh! Ah! Ma all'inizio, quando Cassiopea ci ha chiamato, ha detto sono esperta di hacking. Però Penny, quando si è presentata, ha detto sono esperta di hacking. Ha rubato anche i crediti della Lega? Spero di no. Eccoti svelata la vera identità dell'arcicapo, nonché di Cassiopea. L'idea dell'operazione Stardust mi è venuta dopo averti visto sbaragliare dei reclute davanti alla scuola. Con le mie capacità far sbucare dal nulla fiumi di CL è un gioco da ragazzi! L'ha fatto davvero? Ho quindi pensato che offrendoteli come ricompensa avresti accettato di collaborare. Poi ti ho tenuto d'occhio fingendomi parte della squadra rifornimenti. Tutte le tue fatiche sono servite ad arrivare fino a qui. Se mi sconfiggi il Team Star avrà chiuso definitivamente. Ma allo stesso tempo una parte di me vuole che il Team Star continui a esistere. Quindi non ho intenzione di farmi battere tanto facilmente. Siamo alla resa dei conti, sei pronto? Sono prontissimo. Ti ringrazio. Da basta, preside, basta! Forse è il caso di ripresentarsi a dovere. Io sono l'arcicapo del Team Star, Cassiopea. O meglio ancora, Penny. Inchinati di fronte alla potenza della fondatrice del Team Star. Wow! Non ci andrò piano in questa lotta, così vale il codice del Team Star. Boy, oh! Porca miseria, bella! No, non dirmi che è Eurobeat questo, dai! Eurobeat! Io spero... questa Toby Fox l'ha scritta... o i Tommy Sato, che è fuori di testa Tommy Sato, eh! Va, bellissima!
bellissima sta canzone, mamma mia, sta host. Canzone no, non è cantata. Sono ancora catturato dalla musica, è fantastica! Bella, precisa, bella, bella! Ma io voglio stringere la mano a chi ha scritto questa qui perché è devastante. Ci sono 6 compositori, se non sbaglio, per questo gioco, però... Ovviamente Ichinose, Sato e Toby Fox sono quelli che sentiamo più spesso. Secondo me è di Sato e di Fox questa, perché sono dei geni. Vabbè, Ichinose, vabbè, è un altro livello proprio, però anche loro due. Ichinose ha remixato, ho letto, il Terra Ride di Fox, però non so in quale punto del gioco. Forse l'area 0, perché non l'ho più sentita quella a parte Ride. Quindi probabilmente è l'area 0. Oh. Dovevo abbassare sicuramente gli effetti sonori, perché sovrastano di tantissimo la musica. E mi dà molto fastidio sta cosa. Non ci ho mai fatto caso fino ad oggi, a dire il vero, che gli effetti sonori sovrastassero la musica. Silvio, non la rimango ormai. Uno stile di lotta impeccabile. Ora capisco come fatto a battere tutti i capibanda. Terra, cristallizzati, brilla lucente come le stelle e diventa ciò che hai sempre saputo di essere. Shaman King! Quella, la canzone è quella più o meno, eh. Ah, il cuore. Un cuore undertaliano. Ma come ha resistito? Ma... spiegami come ha fatto a resistere! Oh, più 5! Più 4, quanto stavo? Più 4 stavo più o meno? Più 3! Più 3 almeno! È folletto, Cloth? Palla ombra, non so, quale folletto palla ombra? Questa mentre fai un po' di palestra, quarta sera, ti tira tantissimo. Tutto l'Eurobeat tira. Ok. Pensavo ci volesse di più, però è fatta. Non piangere, dai. È finita, ragazzi. Cos'è anche lei un anno e qualche mese fa? È ora di chiudere questa storia. Chiudere? Non avrei sul serio intenzione di sciogliere il Team Star. Ci siamo fatti prendere troppo la mano con l'operazione Star. Beh, abbiamo radunato tutti quei bulletti nel cortile della scuola, non siamo certo passati inosservati. Però in fin dei conti non ci sono state né zuffe né altro, no? Ci limitammo a dichiarare la nostra ferma disposizione a lottare se le vili angherie non fossero immantinente cessate. Non una goccia di sangue macchia la nostra vittoria. Beh, del resto i bulli hanno chiesto perdono in lacrime ancora prima di lottare. Forse se la sono fatta sotto solo vederci. Vero. Ma poi se la sono data tutti a gambe levate causando un gran scalpore. La situazione ci è sfuggita di mano, non c'è speranza che la passiamo liscia. Già, pensandoci bene, la situazione non è delle migliori. Penserò di sistemare tutto. Ehi, che vuoi dire? Ho creato io il Team Star, e sempre io vi ho coinvolti. Per questo sarò io a prendermi la responsabilità di tutto. Farci capo. I bulli sono una cosa del passato ormai. È ora che torniate a scuola. E tu che farai? Io non posso tornare. Perché mai? Non è più motivo di chiuderti in casa, no? L'unica cosa che posso fare è ringraziarvi. Grazie per essere stati così gentili con me, pur non essendoci mai incontrati di persona. Un momento, arcicapo! Sembra quasi che tu ci stia dicendo addio. Il dovere mi chiama. C'è qualcosa che non può dirci? Insomma, arcicapo!
Grazie, Link, Garo. Sono contento di aver visto la conclusione di questa storia, anche io. Per me e il Team Star ormai alla fine. Attenda una... Cioè, aspetta un secondo. Volevo chiarire una cosa. Cosa? Perché tu che sei l'arcicapo hai pianificato l'operazione Stardust? Perché avevo chiesto al team di sciogliersi, ma nessuno mi ha ascoltata. Perché non gliel'hai ordinato? Si chiede ma non si ordina, è una regola del team. È per questo che ho pensato di sfruttarle per far sciogliere il team. Vuoi dire che se fosse stato previsto dalle regole avrebbero abbandonato? Sì, secondo le regole dovevano lottare. Il Team Star, anzi i tuoi compagni di team, cosa sono per te? Un tesoro, sicuramente. Il mio tesoro più prezioso. Splendido, ritengo di aver compreso appena la situazione, cara Penny. No, non dirmi che lei non l'aveva riconosciuto. Cioè, non ci voglio credere. Perché mi dai del lei che ti prende? Mi metti ansia. Vabbè, sì. Beh, certo, Penny. Non sapevi che era il preside. Gli studenti non si confidano con i propri insegnanti, tantomeno con il preside. C'era anche ragione, però. Per travestimento. Non capisco la scelta della parrucca. Bene, direi che potete uscire allo scoperto ora. Nani? Tutti quanti i membri del team? O la scuola intera? Dai. Ci si rivede, arcicapo. Romy. In realtà non ci si è mai visti prima. Non sapevamo neanche il tuo vero nome. Brunetta. Contemplare il volto dell'arcicapo per la prima volta è un immenso privilegio per le mie pupille. Enzo. Quindi il tuo vero nome è Penny, giusto? Come te la sei passata? Orti. Finalmente ci incontriamo. Ero molto preoccupata per te. Nespi. Ok, 3, 2, 1, Astra alla vista! Che teneri. Però vorrei quelle cuffie come ce le ha Romy, o meglio. Dunque, giovane Penny e giovani capibanda, mi rivolgo al Team Star in qualità di preside dell'Accademia. Vi porgo le mie più sentite scuse. Eh? Come preside considero questo uno dei più gravi errori della mia vita. Ho saputo i motivi della creazione del Team Star e del comportamento di voi capibanda. L'accademia prima di bullismo che ho visto dopo aver accettato il mio incarico era il premio conquistato dalla vostra tristezza, dalla vostra rabbia e dal vostro coraggio. Vengo subito alle conclusioni. Stringiamo. L'ordine di scioglimento del Team Star, nonché l'invito ai suoi membri a lasciare la scuola, sono revocati con effetto immediato. Cioè, vuol dire che... Ebbene sì! Lo scioglimento del Team Star non è più necessario. Chi è? Permettetemi di continuare. Ritirerò l'ordine di scioglimento del Team Star, come vi ho accennato. Tuttavia, qui casca l'asino, il Team Star è responsabile di una lunga serie di malefatte. Continua senza ingiustificate, alterazioni agli uniformi della scuola, sottrazione di mobili di proprietà dell'Accademia, alterazione Pokémon cavalcatura e organizzazione di corse, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, io l'ho cancellato da un video, un commento che ho fatto, ovvero dei banchi di scuola, presi e messi lì a reggere le bandiere, quindi se ne sono accorti. Simili infrazioni al regolamento studentesco non possono essere ignorate. E ci dispiace, mica... Bomba. Pertanto la vostra punizione sarà svolgere attività di volontariato. Come i carcerati, praticamente. Sì, vorrei affidare al Team Star la gestione del CAS. CAS, per cosa sta? Centro Allenamento Star. E cioè, gli dà anche il contentino. Resteranno come strutture per gli allenamenti le basi. Il Team Star proseguirà le sue attività come staff del CAS. Andremo a scuola insieme. Se succede qualcosa ci difendiamo noi, specialmente lei che è una wrestler, porca miseria. Ma a parte fa paura solo a vederla così. Ad alcuni potrebbe piacere essere picchiati da lei. Ne abbiamo parlato fra di noi e pensiamo che non sarebbe male andare a scuola continuando a far parte del Team Star. Certo, una cosa non esclude l'altra. Ragazzi,
Link, tu che ne pensi? Vai, vai, vai. Vai, basta. Ah, ecco. Link, Penny. Vieni davanti alla scalinata della scuola dove ci siamo incontrati per la prima volta. Devo parlarti di una cosa. Ecco, allora vedi che non è finita. Faccio bubu 7, ti aspetta, Bubu 7, te! Niente, non ha funzionato, non si è spaventato. Astra la vista. Questo saluto l'abbiamo pensato noi sei membri dei fondatori del team. È così brutto che fa il giro e diventa bello. Per la questione dei CL generati illegalmente, pensavo che per me sarebbe finita male. Invece mi hanno perdonata senza problemi. Quindi com'è finita? Mi hanno detto che posso ripagarli facendo volontariato come ingegnere alla Lega Pokémon. E mi hanno chiesto di tornare dopo il diploma. Il preside e quella tizia, Alisma, mi hanno fatto molti complimenti. Mi hanno detto che ho un talento straordinario. Scusami per averti chiamato, non sono molto bravo a parlare faccia a faccia con le persone. Non mi vengono mai le parole. Comunque, grazie mille. Per merito tuo, Team Star e i miei amici sono fuori dai guai. Non so come ringraziarti, quindi... ecco... ah. Damn, boy. Dragobolide. Ma che ci fa una che ha solo Sylveon con Dragobolide? Solo Eevee Lucian con Dragobolide? Tu potresti farne buon uso, penso. E poi... sono in debito con te e vorrei sdebitarmi. Dimmi cosa posso fare. Le mie specialità sono i macchinari, il hacking, cose così. Prossima volta sarò ad aiutarti quando sarai in difficoltà, Link. Allora ciao, Astra la vista. Eccolo! Non aspettavo altro. Ok, e anche questa è fatta. Mancherebbe solo andare a incontrare Pepe allora, giusto? Al laboratorio. Vediamo un po' la mappa che ci dice. Sì. Eccolo qui. Ad ogni modo, per questo video è tutto. Vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione trovate tutti quanti i link utili. E se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi. E noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye.